Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo video vlog. Oggi siamo al Duomo di Milano perché voglio fare una cosa. Ho provato questa cosa la prima volta a Parigi a Capodanno e sto parlando dei monopattini elettrici. Ora, questo non è un video sponsorizzato, lo dico perché a Milano c'è solo un'azienda che fa sta roba e noi oggi la useremo perché io non sono in possesso di un monopattino elettrico al momento. Non magari ancora. Poi lo... non ancora, perché diciamo che mi piace davvero tanto. L'unico problema a Milano è un po' il pavé, ma lo scopriremo più avanti nel video in cui cadrò. Ve lo posso già assicurare che cadrò. Hai presente il video di Corona, il cane della bici? Ecco, esatto. Viva, è la stessa roba. Boom. Stessa roba. C'è questa app, noi siamo qua vicino al Duomo. Mi dice che c'è un monopattino davanti al Duomo. Allora, c'è da dire che è costosetta, ok? Perché magari siete abituati a Mobike, a Ofo, queste robe così, che sono bici, quindi non costano molto. Qui solo per sbloccarlo costa un euro e poi paghi tipo 15 centesimi ogni minuto. Fatto sta che è fighissimo, quindi vaffanculo il prezzo. Andiamo. Allora ragazzi, in via del tutto eccezionale siamo qui con lui, dei me contro te, che oggi ci aiuterà a scegliere il monopattino perfetto. Sì, signoresse, proprio così. Non vedo l'ora. Grande. Ok ragazzi, ci abbiamo messo un po' perché non ce ne sono molti in giro, ma l'abbiamo trovato. Ci siamo. Molto facile. Oh, non vi pare, stai calmo. Molto facile sbloccarlo, premi qua sopra, fai così. Ecco, è partito. Però mi sono cagato addosso un secondo. Purtroppo funziona solo in Milano centro, perché appena esci fuori, se lo lasci fuori paghi 7 euro di multa. Considerando che una corsa di mezz'ora circa ti costa 7 euro, 10 euro, non è poco. Io direi, prima di partire analizziamo un attimino. Non so che modello è, mi pare sia uno della Xiaomi, la marca cinese. Non so i dettagli, io faccio finta di essere tecnico ragazzi. È un monopattino, c'ha due ruote ed è elettrico. A me va bene così come spiegazione. Comunque qua c'è il come si dice il contachilometri. Contachilometri. E il questa è la velocità. No, a livello della batteria, che ora è carica. Qua c'è il QR code per sbloccarlo, abbiamo il campanellino. Qua si accelera. Ovviamente come funziona? Come si chiama quel programma? Top Gear. Tanto qua ora cado e mi ammazzo. Perché sul pavimento farà ridere. Infatti mettiamoci qua. Per far partire il monopattino abbiamo bisogno di una spinta iniziale e poi di cliccare sull'acceleratore, che è questo cosettino qui. Tutta la forza di cui avete bisogno è nel vostro pollice. Lasciate like. Si prova. Si fa così. E ora ci divertiamo. Ora è una questione di equilibrio, ok? Io mi sono allenato per anni nella montagna dell'Himalaya. Sì, poi? Andiamo. Evoluzioni, sul rivolo, allora, no, ti dico la verità, del freestyle. Va che è una bomba sto coso, ho raggiunto i 32 km orari. Ma coglioni. Sembra Batman con sto mantello. Le sospensioni non siamo messi bene. Infatti, come vedete, sul pavé è un po' complicato. L'altro giorno sono tornato a casa, c'è tutto pavé per terra, era tutto... Ora vi faccio vedere com'è che funziona. Vai, Surri, facci due sgasate. 3, 2, 1, go! Cadrò, vi posso già assicurare che cadrò. Benissimo. Bene. Ok. Ottimo inizio. Colpa del pavé ragazzi, allora. In realtà sono bravissimo. Oggi ha piovuto tanto, è per quello. A bombazzo. Ancora così. Cadi un'altra volta, Ed è per ed è per questo, signore e signori, che prima di utilizzare questo bellissimo aggeggio vi consiglierei di comprare un caschetto. Noi ci siamo dimenticati. Corri, ti sfido a fare almeno i salti. Almeno un ma salto. Io non so come si fa. Fatti guidare dal tuo Tony Hawk interiore. Claxon deficita un po'. Sarò andato neanche a 10 km orari, ma mi sto cagando addosso ragazzi, perché è tutto bagnato. Andiamo di qua.
Scusa, è un ragionamento sensato il mio, no? C'è certo. La gaina nel parco. Certo. Dovrebbe fare. Ciao. Foto? Sì, grazie. Vai. Calma. Ce l'avrai sulla tua coscienza se cade. No, 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 ti sto vicino. Non premere tanto, se no vai veloce. Ok. Metti le mani, sali con tutti e due i piedi. Metti il pollice qui, perché questo è l'acceleratore. Ok. E fai poco però. Piano. Poco, e se vuoi frenare clicca qui. Ok. Piano perché è bagnato. Piano, pianissimo. È più bravo di te, Surri. Un buon controllo. Basta, basta, basta. Troppa responsabilità per oggi. Ciao, bello. Bravo, ciao. Sei promosso. Guarda lì quanti ce n'erano. No. Surri, le condizioni stanno diventando avverse. Sta piovendo. Veloce al parco. Vai. Dove c'è il fango. Diciamo che Uber è più comodo. Sono marcio fradicio, Surri. Stiamo raggiungendo livelli pericolosi, ragazzi, e sul mio canale non succede mai. Surri, facciamo la prova sulle pietroline qua. Facciamo la prova su questa. A tutta, eh? Qua finisce malissimo. Aia. Invece guardalo. Manca solo una superficie, il ghiaino di Parco Sempione. Tutto per tutto, eh. Ma ero già al massimo, anche sui sassolini. Talmente veloce che non mi sento più le mani, signore e signori. Fast and Furious lo chiamavo. Dominic Toretto, chi? Surri. Ultimo test, signore e signori, di oggi per questo tentativo sul monopattino elettrico qui a Milano. Posso permettermi di consigliarvi di non usarlo se piove, perché è davvero pericoloso. Vai fino là, qui. Giri intorno a quell'affare e torni indietro in meno di 20 secondi. Ma è impossibile. Pronti, via, vai! Beh, bravo. Facevo prima a piedi. Sei stato bravo. Facevo prima a piedi. Ragazzi, per questo video è tutto, non ci vedo più, ho tutte le lenti appannate. Ci vediamo prossimamente sul canale, grazie a Pica che ha partecipato al video. Bella, ci vediamo prossimamente, ciao a tutti.